Ciao, ciao a tutti. Oggi è l'8 settembre e io insieme a Vittorio Ferraresi, Andrea De Franceschi, nostro consigliere regionale Marco Vagnozzi, presidente del Consiglio Comunale di Parma, siamo venuti qui al carcere di Parma per una visita ispettiva e siamo stati qui praticamente quasi 3 ore a visitare gran parte della struttura. È un carcere davvero, davvero grande perché qui c'è il 41 bis, c'è la casa di reclusione, casa circondariale, quindi ci sono detenuti ad alta sicurezza, media sicurezza per i più svariati reati e tantissimi per ovviamente associazione mafiosa o concorso esterno. Questo è il carcere dove c'è anche Totorina e perfino Marcello Dell'Utri. Come sappiamo, condannato per concorso esterno. E è stata veramente una visita che ci ha dato l'opportunità di vedere sia le celle, quindi l'interno delle celle, come sono strutturati, ci ha dato la possibilità di interagire, di parlare con i detenuti al 41 bis. Lamentano per lo più le condizioni più svariate, ovviamente tutti vorrebbero l'abolizione del regime di 41 bis, ma sappiamo che in tanti casi questo è ancora necessario. È una prima visita che abbiamo voluto fare proprio per capire quali sono sia le condizioni dei detenuti, degli agenti che lavorano qui e come è strutturato un carcere così grande, che attività vengono svolte e abbiamo avuto per fortuna l'impressione che le condizioni non siano così terribili. Il carcere comunque è tenuto bene, c'è grandissima professionalità. È ovvio che questo è un primo passo e per noi che soprattutto in Commissione di Giustizia quest'anno ci siamo impegnati per un anno e mezzo sulle condizioni delle carceri, è stato importante vedere da vicino come stanno le cose. Io confermo l'opinione di Giulia sul fatto che questa sia una struttura in cui le condizioni carcerarie sono sicuramente superiori a quelle del resto della regione. Ormai ho visitato parecchie carceri in questa regione e qui si nota almeno il rispetto, insomma, della dignità umana, anche semplicemente della pulizia dei locali. Ho visto situazioni, penso alla Dozza di Bologna, veramente imbarazzanti. Il problema non è solamente il sovraffollamento. Poi io credo che possiamo dare anche un carattere simbolico a questa visita, a vedere qui dove ci sono mafiosi, andranghetisti, camorristi, per non dimenticare, per non far sì che si chiudano gli occhi sul fatto che la mafia, indipendentemente dal fatto che queste persone siano recluse qui, la mafia c'è nel nostro tessuto economico e c'è in Emilia-Romagna. Sono alcuni anni che non solo io ovviamente, ma molti devono insistere per far capire questo concetto, che la mafia non ha la coppola e non è a Palermo. Esatto. L'aspetto umano, che è quello chiaramente che più tocca, perché magari le persone da fuori molto spesso non capiscono poi quello che effettivamente vuol dire il carcere, quindi bisogna sempre essere duri, bisogna sempre cercare giustizia, però un giro in carcere secondo me fa bene, farebbe bene a tutti i Fa politici molto bene. per appunto toccare con mano cosa vuole dire il carcere, sia per gli operatori di polizia penitenziaria, sia per gli operatori appunto che lavorano dentro come gli assistenti sociali oppure gli psicologi, e sia per gli stessi detenuti che alla fine sono persone che scontano gran parte qui della propria vita all'interno, e quindi appunto è importante vedere anche l'altro risvolto, ovvero appunto le condizioni di carcere in cui vivono queste persone, con tutti i limiti appunto di quello che hanno fatto in precedenza. Abbiamo visto anche un padiglione all'interno che è fermo, un padiglione che deve essere un ampliamento per il carcere di Parma. Col piano carcere, appunto, abbiamo visto che il commissario Sinisio, come avevamo Avevamo già denunciato denunciato, per un anno appunto, è stato e mezzo. sottoposto a un'indagine della Procura di Roma. Quindi questo padiglione ora è fermo, comporterà un costo aggiuntivo chiaramente per questo carcere. Tanti sono gli sprechi in Italia. Ecco, forse questo è un'altra struttura che ha bisogno minimo di essere completata. Allora ho detto che non serve molto, però comunque potrebbe essere veramente una di quelle cose che potrebbe essere funzionale anche al nostro piano carcere, cioè di rimettere mano in maniera straordinaria o in maniera ordinaria a quelle che sono già le carceri esistenti, come in questo caso, quindi come il caso di
di questa struttura. Le strutture comunque qua ci sono delle sale anche per i bambini, ci sono delle sale per praticare allenamento, sport, addirittura un campo da calcio, quindi diciamo che è una struttura abbastanza buona, con tutti i limiti chiaramente delle risorse disponibili. Grazie.